Ho cominciato quando che ci sono nato io veramente sotto le vacche, però ho fatto le scuole elementari, le scuole medie e poi ho lasciato perdere la terza media, volevo fare perito agrario, però dopo siccome dovevo andare fuori, lontano a Roma, prima i mezzi non è che erano come adesso, che erano più efficienti, che ci sta più possibilità, era poca la possibilità, allora ho lasciato perdere una scuola e ho cominciato l'attività dell'allevatore. Per me questo territorio è una cosa meravigliosa, è vita perché vedi crescere tutto quanto, da quando che comincia la prima fioritura fino allo sfalcio del terreno, poi vedi tante belle cose con questo territorio. E poi è la natura è una cosa bellissima. Io ci sono stato attaccato da quando ero piccolino e non l'abbandonerò mai. E poi fino a che gliela faccio lo farò sempre. Poi se lo vanno a fare i miei figli lo fanno, se no lasciano perdere e niente, ecco, finisce un'attività di un pastore, di un allevatore. Quasi i giovani si mettono in testa di fare qualche cosa per il futuro, va bene, pure se il governo gli dà una mano a migliorare qualche cosa. Se questi ragazzi li invoglia a fare qualche cosa di bello, di meglio, va bene, ma se no qua l'agricoltura va a morire, perché intanto l'agricoltura è vita, prima di tutto. E poi se lasciamo perdere noi agricoltori, gli ortaggi, verdure, latte, carne, poi mangeranno pasticche come gli astronauti. Perciò bisogna fare qualche cosa di concreto e di sostanza, il governo gli deve invogliare di più questi ragazzi a andare avanti.